ચાલો તમના ચાલુ પાણી Teleamiche e teleamici, buonasera, benvenuti alla puntata numero 11 dei Senza Giacca sul canale 633 di Rossini TV. Anche questa sera abbiamo un grande ospite, intanto mi presento, conduttore Marco, alla mia destra Antonio e alla mia estrema sinistra Michele. E come vedete abbiamo il grandissimo ospite, il portierone della Vispesaro Matteo Tomei. Buonasera a tutti. E non solo perché alla nostra destra abbiamo un foltissimo pubblico formato dai grandi tifosi della Vispesaro. Ragazzi, un saluto alle telecamere che vi stanno riprendendo, un applauso. un applauso, formati dagli amici del. Antico baluardo, di An cui poi vediamo il capostipite che è Paolo che ha il microfono in mano. <ride> Io non voglio usurpare niente all'antico <ride> baluardo, quindi lascio presentare a loro. Buongiorno a tutti, eh, sì, siamo in larga parte i ragazzi, insomma, gli uomini <ride> dell'antico baluardo del Cristo Re. E da ormai ben perso il conto da quanti anni siamo tifosi della Vis Pesaro? Mi sei piaciuto, Vincenzo, con questo. Gli uomini sei stato abbastanza di... esatto. No, va bene così, i ragazzi li abbiamo lasciati davanti, davanti esatto. <ride> esatto. sono un po' di ragazze <ride> davanti. <ride> E veniamo quindi al nostro grandissimo ospite Matteo, un grazie infinite per essere qui con i Senza Giacca, erano mesi che cercavamo di portarti in trasmissione, che sia stato Facebook oppure qui in televisione, finalmente dopo diciamo che i rapporti con la VIS sono tornati sereni, ti abbiamo tra di noi, quindi un grazie infinite per aver accolto il nostro invito. Ma. Sì, ringrazio io voi perché veramente è un piacere essere qui e, e per me stare anche con tutti i nostri tifosi è, è veramente molto molto piacevole, quindi sono io che ringrazio voi dell'invito. Chiedo alla regia di mandare in onda la prima diapositiva, ecco, ma sei quello a sinistra o quello a destra? Perché qui c'è una somiglianza pazzesca. Vorrei essere quello a destra io, sinceramente. <ride> <ride> perché parliamo di un portiere di caratura mondiale, quindi Sicuramente sarebbe bello. Senti, ma è vero che la VIS per averti ha sborsato circa 80 milioni di euro come ha fatto il Liverpool con, <ride> con la Roma? No, no, assolutamente. È stato, è stato il mio allenatore a volermi e quindi di conseguenza io ho eh, risposto alla chiamata e quindi sono molto contento di essere qui. Senti, Matteo, tu dall'accento si sente che sei Veneto. Sì. Sei nato in questo ridente paese. Questa è, una foto, questa è una foto del, oh. appena della liberazione del 1918, eh, sono andato a motta di livenza e esatto. Sì, sì, questa qui è diciamo un po' retro, è ancora così? Oppure no, no, è... diciamo si è un po' Revolume. modernizzata. Qui vediamo degli alpini, dire, sì. addirittura <ride> siamo andati a cercare esatto. eh? Giustamente. Giustamente. una foto molto antica. Senti, raccontaci un attimo la tua eh, carriera all'inizio quando hai cominciato l'attività giovanile immagino nella tua regione no? Sì, sicuramente. Io ho incominciato nel, nel mio oratorio, oratorio Don Bosco, avevo sei anni. Eh, mi avevano chiesto appena arrivato cosa volevo fare, che ruolo volevo fare, io sì. l'ho detto subito il portiere. Subito. Subito perché. Portieri si nasce, non si diciamo, diventa. Diciamo che sono diventato, tra virgolette, portiere se si può dire tale. Mh, perché mio zio, il fratello di mio papà, mi ha regalato un completino di Tacconi, quello nero con i fulmini fucsi, ancora me lo ricordo. <ride> Stefano Tacconi Stefano Tacconi. E quindi da lì mi è, mi è nata questa grande passione. E poi dopo, man mano, ho fatto un po' di gavetta nei dintorni di, di Pordenone. Nei dintorni di Pordenone finché un bel giorno sì. già. Probabilmente da professionista ti sei ritrovato in questo stadio. Sì, ad Ingol. Ad Ingol, e quindi è un ricordo molto bello. Sono stati sì. due anni molto, molto belli, anche se abbastanza difficili perché eh, parliamo di un'altra mentalità, completamente sì. diversa. Cosa che una mentalità che noi dovremmo copiare perché lì è una festa e qui, qui dovrebbe diventarlo ogni, ogni domenica. Ma ti hanno fatto sentire così? Ecco, qua parliamo, di uno, <ride> qua parliamo di, del, mio, del mio film preferito, quindi ho avuto, ho avuto, quindi... La, ho avuto la, la possibilità di vederlo più e più volte. Ho avuto la possibilità di visitare il grande museo che c'è dedicato a questo grande uomo, e a Starling. E quindi sicuramente è. Loro, loro derivano da questo, da questo film, qui, eh, anche se è solo un film, ma è pura, pura verità. Ti loro... hanno battezzato, Matteo No, no, è stato veramente mh, due anni veramente piacevoli perché. Oh, mi, hanno, mi hanno insegnato tanto, ecco. esatto, mi hanno qui, insegnato tanto. Vediamo in sottofondo anche delle immagini del Ross County ultimamente. Sì, adesso parliamo sì. Adesso è serie A, quindi io ah, sono in Serie A sono in Serie A. Sì. sì. Io all'epoca ero in Serie B. Eh, parliamo di una, di una società molto piccola che è, è diventata grande, perché comunque andare in Serie A non è mai semplice. Matteo, una curiosità. Parle, parliamo di serie A scozzese. A cosa la potremmo paragonare, cioè dove la potremmo collocare nel nostro sistema calcio, la serie A scozzese, secondo te? Allora, la serie A scozzese. Beh, allora, quando parliamo di serie A, eh, io credo che la serie A sia eh, unica per, eh, per tutti i paesi. Eh, se invece parliamo di serie B, eh, una serie B scozzese possiamo sicuramente paragonarla a una, a una buonissima C1 italiana. Okay. Però, se noi dobbiamo prendere la serie A, la serie A è Sra ovunque. Anche in Scozia, anche quindi in il Scozia. livello della serie A a parte il dimbo molto... che è apparentemente quindi è, è di livello. Parliamo insomma, sì, certo. parliamo comunque che in serie a scozzese ci sono due, due squadre, anche se sono solo quelle magari che sono delle delle top anche a livello europeo. Mm. Quindi parliamo di Celtic, parliamo e di Rennes. Glasgow. Quindi è, la serie A è serie A ovunque. Senti, in città come ti sei trovato? Qui ricorderai eh, cosa è in corso? Lì, lì c'era il mio parrucchiere. Sì. <ride> proprio in questa foto qui. Che lì, ti faceva la barba. Sì, sì, c'era il mio parrucchiere. E mi ricordo, ecco, mi ricordo bene il, il tempo. Il tempo era sempre così. C era sempre, era così. sempre così. molto uggioso. Poi dopo sì. qui parliamo di... E questa era casa le tua, no? Esatto. Sì, questa <ride> è, fai conto che Il tuo cottage <ride> dopo di piano. Fai conto che sì, che... Che era, non, era, non era così, però era simile, era dispersa nella natura sì. perché lì parliamo di lande veramente enormi e desolate. Dove... Io volevo chiedergli una cosa, sì. una curiosità perché sì. tu prima mi hai, m hai diciamo, reso curioso del fatto che hai detto: Ho, so ho subito scelto di fare il portiere. Sì. Quindi tu non sei passato per quella selezione naturale tra bambini dove chi va in porta è quello che sa giocare meno in tutti gli altri partiti. No, io, io, lì sono arrivato, io lì sono arrivato e mi hanno chiesto, ripeto, cosa fai, voglio fare il portiere, loro mi hanno detto no, vediamo, e io ho detto no, guarda, io mi piace fare il portiere, e mi sono messo in porta. Non hai mai provato a fare niente? Non ho mai niente. provato a fare niente fuori, no, ah, no, no questo assolutamente. Questo ti fa onore. Mi, ha, mi è sempre piaciuto, ripeto, derivato anche da, da questo grande regalo che mi è stato fatto, e quindi poi dopo da lì è nata questa passione, e ho cercato di portarla avanti negli anni. L'altra curiosità che ti volevo chiedere, in Scozia come sei arrivato? Sono arrivato tramite un... Uh, con l'aereo? Sì, si, Beh, si no. può dire... <ride> <ride> Vabbè, anche via nave. No, se si, si, se si può dire, sono arrivato con il, il ragazzo che mi, che mi seguiva, il procuratore, che adesso vengono chiamati procuratori. Eh, il ragazzo che mi seguiva e che mi ha fatto questa proposta. Io ero a Trieste e mi ha detto hai, il, hai voglia di provare un, un campionato estero. E io ero giovane, avevo 22 anni, quindi non, a, non avevo famiglia, ero single, ero un ragazzo e quindi ho detto sì, proviamo a fare questa grande no. esperienza e si è reputata. È andata tale. bene, dai. Sì, quindi, è andata bene. A livello anche, umano è andata bene. Anche sì. perché la Scozia non è, diciamo, un, una prima meta di, di tanti no, giocatori. È una meta in cui il video di prima la, lo dice benissimo quando parliamo di brevat, è una meta patriottica. Perché è anche una meta di viaggio di nozze, Michele, vero? <ride> no, mi prendono in giro perché ah. il mio viaggio di nozze l'ho okay. fatto in Scotland ah, e è... penso di non esserci neanche passato tanto lontano da Dingwall, da Dingwall. Mm. Eh, Ti dico, io è una me sono molto patriottici, quindi a me all'inizio è stata un po' difficile, perché comunque eh, gli stranieri non sono visti eh, bene, nel senso, gli stranieri si devono adattare. Tu sei venuto nel nostro paese, ti adatti, non, è non sono come noi che cerchiamo di far star bene tutti. Lì invece ti devi adattare, eh, se non ti adatti te ne torni a casa. Quindi per un giovane è, è una fonte ancora di maggiore impegno per restare sì, in quella Sì, Sicuramente, scuola. sicuramente sì, anche perché con la lingua loro non ti aiutano. Cioè, o la capisci o fai o, arrangi. o ti arrangi. <ride> Fatemi, mi sono reso conto in viaggio di nozze. Senti, a proposito di adattamento, sì. quante volte ti sei dovuto adattare? Col, con cannocchiare a cercare di avvistare questo personaggio leggendario allora sono andato, sono andato è un lago che è bellissimo eh, che però fa una paura incredibile non perché magari si vede il mostro ma perché no. è proprio un lago l'acqua è totalmente nera ti fanno visitare, te lo fanno visitare ti danno una barchetta a remi proprio piccolissima dove veramente questo lago è grandissimo dove c'è l'acqua tutta nera e quindi sì. la paura è quella non vedi cosa c'è, non vedi cosa c'è sotto quindi... Non è il mostro che fa paura. Eh. Non è quello che fa paura, no. no. Senti, invece, a proposito di bellezze locali, la Scozia com'è messa? Guarda, ti dico, non ho avuto la, non ho avuto la possibilità di conoscere no. nessuna, nessuna di queste ragazze perché... Queste sono le finaliste di Miss <ride> Scozia 2018. Non eh. ho mai avuto la possibilità di conoscere queste ragazze, anche perché, ti dico velocemente un aneddoto, io il primo giorno che sono arrivato in Scozia, la prima sera dopo aver firmato il contratto, sono andato... A, al pub a, a, Tra virgolette al pub anche <ride> se si può dire Tare a festeggiare E non sono più uscito la sera Perché poi dopo ho visto Scazzottate incredibili <ride> con, uh, Ambulanze Polizia E quindi da lì ho detto È meglio che non esco più E sono uscito veramente, veramente Ecco poco. invece a proposito Di scazzottate Questo personaggio qui Che ha giocato Attualmente sì. Allenatore del Milan Sì e se lo ricordano bene, tra l'altro un cattolico che ha giocato con una squadra protestante. Sì, assolutamente sì, lì è, è, un, è, un, diciamo è un idolo, nel senso che comunque l'italiano in sé per sé quando, sì. quando va in Scozia all'inizio è visto un po' male, poi dopo invece se, il campo ti aiuta molto e poi dopo ti venerano. Dopo la parentesi scozzese, torni in Italia sì. con la maglia del Real. Real Vicenza, sì. Del Real Vicenza. Del no? Real Vicenza, sì. Anche il Real Vicenza, questo nome, il sì. presidente eh, voleva, eh, era un partito del Real Madrid, e quindi ha fatto la seconda <ride> squadra del Vicenza chiamandola Real Vicenza. Tu pensa. Noi abbiamo e... il Real Montecchio, quindi <ride> cioè, <ride> del Real Madrid. Dopo poco tempo ti chiama il Pordenone, fai sì. qualche anno a Pordenone, sì. però purtroppo pochi mesi prima e lasci la squadra del Pordenone e ti perdi questa partita storica per la società che tra l'altro adesso arriverà, approderà in Serie B. Sì, sicuramente questa è stata una partita che il Pordenone... Avresti calcio... giocato se non fossi stato lì. Può essere, sì. ma può anche essere che magari non ci fossi, non ci fossi neanche arrivato, perché sì. eh, appunto Simone, che è un mio caro amico, è stato veramente, veramente bravo anche le partite prima, quindi è anche merito suo se sono arrivati lì. E sono contento per tutti i miei ex compagni perché se lo sono meritati è sì. una, una, grande, una grande emozione vederla anche in televisione. Esatto. Antonio. Poi dopo mi pare che seguendo un po' la tua carriera sei rientrato in Italia, sì. hai, giocato, hai giocato proprio nel Mediterraneo, giusto, in un'isola sì. famosa, l'isola di Liri, vicino a, sì, <ride> vicino è, a una è, delle oli, no, non è una delle oli, in realtà è in Ciociaria. No, in Ciociaria sì, Liri, è, esatto. sono, sono andato a giocare lì a Isola del Liri, che è, il, è la città di mio papà, dove è nato mio padre. E quindi sì, è stata una parentesi molto piacevole perché comunque c'è tutta la mia famiglia quindi sì, è stata una bella parentesi anche se non è stata felice a livello di risultato sportivo e quindi di conseguenza, però mi ricordo molto, è, un, è una terra che mi porto dentro perché fa parte della mia vita e della mia famiglia. Certo, poi sei andato a Siracusa e finalmente l'approdo sì. con la maglia della Visse, questa sì. è una bellissima foto, i ragazzi forse si ricorderanno, che foto è questa Francisco? Tu che sei un, un, un fotografo, forse sì. con la fermana. Lo vedete <ride> con la fermana, sì, la partita in casa? No, io credo che forse è la partita no. contro la Ternana. Ecco. Ah, lo 0-0, sì, 0 -0. sì, sì, lo 0-0. Credo, mi ricordo vagamente questo abbraccio sì. col, col capitano. Senti, invece qui abbiamo ovviamente alcuni tuoi colleghi, questo te lo ricorderai? Eh, questo è il tuo contemporaneo. Sì, diciamo certo. che parliamo del, di uno dei più grandi ecco. Sentimenti. Quarto, ti sei mai ispirato a lui? Hai mai visto qualche foto? Eh, Perché no, tanto i video no, non no, c'erano, no, 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 <ride> però. Parliamo di, parliamo di una grande icona. Una grande icona come quest'altra sì, sì, che abbiamo degli amici torinisti qui anche tra il pubblico. Bacigalupo sì. che ha fatto parte del grande Torino. Sì. Antonio dai, buttala lì e annuncia chi sarà ospite nostro la prossima, il prossimo venerdì perché eh, prossimo, è un grande nome il prossimo venerdì avremo ospite in questi studi a quest'ora Eraldo Pecci siamo contentissimi di averlo eh, già invitiamo i nostri amici della VIS soprattutto chi anche tiene per il Torino a essere presente con noi venerdì prossimo perché Raldo Pecci ci parlerà di tutta la sua carriera, del Torino, di quegli anni fantastici di Radice, parlerà un pochino anche della sua partenza nel Bologna, perché lui comunque appartiene calcisticamente al Bologna, quindi siamo davvero contenti, è un colpo eccezionale per noi senza giacca avere Raldo Pecci qui in trasmissione. Esatto, quindi dopo Matteo Tomei, un grande personaggio che ha fatto la storia del calcio, quindi abbiamo un altro, un altro grande portiere, già stiamo arrivando ai nostri tempi, sì. Matteo. Non ci, sono ricordo, non ci sono parole. Anche se si è ritirato magari prima che tu nascessi. Assolut sicuramente, <ride> però è, il, è stato forse il primo a, diciamo a, ad adattarsi e a, e a far vedere un modo di stare in porta diverso. E quindi sì. non lo scopro di certo io. E invece quest'altro grande personaggio che adesso sembra rinnovi con il Paris Saint-Germain? Eh, parliamo dell'icona del calcio italiano sotto il punto di vista dei portieri, e sì. non ci sono le lacrime di, dei tifosi la dicono tutta, quindi di conseguenza... Le lacrime sono i tifosi del Paris Saint-Germain, <ride> <ride> parliamo del, di una delle, delle grandi fonti di ispirazione ecco, per quanto riguarda il nostro ruolo. Matteo, ti volevo fare una domanda, perché tu prima hai citato Stefano Tacconi. Sì. Stefano Tacconi recentemente sì. ha fatto un'uscita abbastanza controversa, non so se l'hai sentita. No, no. Ha detto che secondo lui, se sì. lui fosse stato in porta, l'Italia avrebbe vinto i mondiali del 90. Beh, non, non lo scopro. Sì, diciamo, Tacconi è sempre stato un personaggio abbastanza eh, spavaldo, no? anche nel modo di, di, di stare in porta. Quindi io non saprei dirti, sinceramente, io credo che credo che noi dovremmo incominciare a, a porre le basi per il, per il futuro de, dell'Italia calcistica e quindi giusto, parlare di Tacconi no no, <ride> dico speriamo di, speriamo di, di, di risollevarci, ecco, abbiamo ah. un grande esempio che è l'Ajax cura i giovani, quindi dovremmo ma, cominciare a farlo. Ma ancora. poi abbiamo anche un bel esempio di giovani portieri italiani, perché sì. c'è una, no, una bella generazione, Donna Rum. io sono un grande sostenitore di Meretta, al di là dell'errore che ha fatto la settimana scorsa, no. però ecco, sono veramente giocatori di grande livello. E, dobbiamo, e, e qui poi dopo appunto, si entrerebbe anche in un altro discorso che le regole dei giovani non servono, perché se abbiamo dei giovani del genere come Donna Rum e Meretta vediamo benissimo che giocano lo stesso. E quindi è giusto farli giocare perché è giusto portare avanti questo grande progetto. Io Antonio direi di lasciare adesso la parola e il microfono ai nostri tifosi che potranno intervenire a ruota libera con il nostro Matteo. Allora, prima di lasciare la parola ai tifosi diciamo intanto una cosa che prima è intervenuto Francisco ma non ho avuto il coraggio di dire che è un collega di, di Matteo. Sono un portiere come te, sono un portiere d'albergo, ci, ci siamo incontrati, lo sai. Quindi mi considero un tuo collega. No, no siamo colleghi, perché anch'io sono un portiere d'albergo, sì. quindi di conseguenza siamo colleghi. Sì. No, no. È una Assolutamente. No, no. Ecco, qui abbiamo sotto fondo le immagini del derby del di derby Fano. Il derby di Fano, sì, sì. dell'andata. Tutta la tiforesia era rappresentata. Assolutamente, sì, sì. Nel, una partita importantissima per noi ed eravamo presenti. Come master. sempre sì a, a sostenere la VIS, perché la VIS è, si ama, non si discute, quindi quando c'è bisogno la, la seguiamo e siamo sempre lì. Noi, come dicevamo prima, siamo uno di, dei gruppi formato da persone più grandi, ci siamo da tanto tempo, ma onore a tutti quanti, ai giovani che hanno imparato ad amarla come noi. E, niente, io ti volevo fare una domanda così fuori. Sì. E, qual è stata la tua più grande parata? E qual è stata la tua più grande papera, se ti ricordi? Non parlo magari, sia sì, anche nel campionato attuale, ma in generale. Eh, ma eh, allora, non ho mai avuto la fortuna di fare una, una grande parata che servisse a un grande risultato. Mi spiego, non ho mai avuto la fortuna di eh, giocarmi una finale playoff, ho avuto la fortuna di giocare una semifinale, non ho mai avuto la fortuna di giocarmi una partita che se si vince si va in serie B, eh, quindi le grandi parate vanno anche accostate a, a grandi risultati e quindi di conseguenza io qual sì, qualche parata riesco a fare, riesco a fare, no, no. far. era grave, eh, quindi, quindi no, diciamo... La parata che mi ricordo è quella parata con la Ternana, quest'anno. Infatti volevo sentirti di dire mi ricordo, questo. Mi ricordo la parata, una parata simile capitata l'anno scorso a Lecce in uno stadio importante. E, e questa secondo me, diciamo, dai, poi dopo un po', tu lo sai meglio di me, il lavoro, il lavoro del portiere al giorno d'oggi <ride> eh no, è diventato abbastanza ehm, diciamo. Secondario alle parate, c'è cioè una grande gestione, palle alte, i piedi, ormai il portiere per la spettacolarità del calcio odierno deve, deve sapere fare un po' di tutto. Ma tu hai degli ottimi piedi quando fai dei rilanci? Mi, li... piace, mi è sempre piaciuto giocare con i piedi, quindi sì, è una, è una caratteristica che mi piace molto. Poi dopo, per quanto riguarda gli infortuni, ci sono stati, ce ne saranno tanti altri perché nella, nella carriera di un portiere ce ne, ce ne saranno. E ti dico, eh, non, non te lo saprei dire perché ho, ho preso qualche gol eh, giocando un po', un po' troppo spavaldo coi piedi. Quindi, magari è successo un passaggio sbagliato, un rinvio che ho tardato a farlo per cercare una giocata, è stato rimpallato, è rimasta lì, hanno fatto gol mi sa che qualche spaghetto ce l'ha fatto prendere sì. quest'anno o Quindi, no eh beh, qualche, <ride> è, il, è il modo di, diciamo è, è il modo contemporaneo di giocare certo. il portiere purtroppo certo. è... comunque la, il concetto è le cose belle ce le ricordiamo per migliorarle sì. gli errori <ride> li lasciamo da parte, li studiamo, sì, però bravo, li lasciamo ecco, da parte. Hai detto bene: hai detto gli errori vanno studiati. Quando io ho avuto la fortuna di, di trovare delle persone importanti nel, nel mio percorso che mi hanno sempre dato una mano nel, come hai detto tu, studiare cosa si fa sempre, nel bene e nel male. Quindi, dagli errori sicuramente si impara, si impara tanto. e Quindi, è una grande, sono grandi lezioni di vita. Grazie. Poi Grazie anche io da Juventino ti dico oh. che anche Buffon è una bella papera coi piedi, me la ricordo proprio. Uh, <ride> C'era una, sì. una domanda qui ancora dall'antico baluardo. Allora, sì Matteo, io ti volevo fare una domanda un po' particolare. Sì. nel senso, adesso poi sentirai. E tu hai probabilmente giocato in squadre mh, più votate all'attacco e a vincere la partita, magari 3 a 2. Mm. Allora, quello che ti volevo chiedere... Come cambia la testa di un portiere a giocare in squadre dove diciamo, sì. può prendere un gol, anche due, che sa che magari la sua squadra ne potrà fare tre, mentre viceversa quest'anno, dati alla mano, la VIS è più incline a difendere meglio per non prendere gol e magari uno basta per vincerla, così come uno potrebbe bastare per perderla. Nella testa di un portiere, sì. come... Come avviene, diciamo, questo cambiamento psicologico ad adattarsi a un certo tipo di squadra piuttosto che a un'altra. Ok. Eh, allora, partiamo da se ne fai tanti, ne puoi anche prendere, quindi di conseguenza se una squadra fa tanti gol, eh, mi viene in mente un, un esempio la Carrarese di quest'anno che ha un attacco incredibile mm. e fa queste grandi partite, 4-3, 4-2, 3-2. Sono squadre che sono votate a a stare comunque lì sopra sono votate a diciamo così a vincere il campionato. Quindi ci sono nella testa del portiere ci sono altri magari. Io te lo dico dal mio punto di vista, e eh, poi dopo per un altro può essere diverso. Ci sono altre, eh, altre pressioni, o altre come, non, non chiamiamo le pressioni, ci sono altri eh, aspetti per essere concentrati, no? Sai benissimo che magari eh, anche se lo prendi, poi dopo c'è la capacità. Di farlo, quindi eh, sono cose diverse. Invece quest'anno, eh, come magari anche in qualche altro anno, eh, è motivo di grande, eh, come ti posso dire, mh, di grande attenzione, di, di grande concentrazione, di grande voglia di fare sempre bene perché sai benissimo che magari se tu prendi, se tu prendi un gol, magari c'è la possibilità di perdere la partita o di pareggiarla, e, e quindi magari qualche volta di, vin di vincerla, però è grande motivo di orgoglio per me, perché vuol dire che, vuol dire che comunque... Diciamo fai più parte... Eh, si fa più parte. Forse il portiere si, fa si più sente più parte, parte, parte di parte tutta causa. la squadra. Si, esatto. si sente esatto. più parte in causa. Cioè, il tuo ruolo ha un peso specifico maggiore. maggiore. Sì, è, è motivo di grande, come ti posso dire, di grande soddisfazione per me e per i difensori, perché vuol dire che comunque il risultato dipende anche, da anche sì. tanto da noi. Anzi, forse il tuo mattone è il primo. Sì, proprio. Diciamo che il, il mattone. È, Hai nella schiena. È il mattone è il, il mattone, mattone, mattone è il primo, quindi è, è normale che mh, fa piacere anche questa. Quest, diciamo fa piacere questo uh, questa tensione, chiamiamola così, questa tensione nel non dover prendere gol. Ho capito. Quindi, quindi sì, uh, un portiere, diciamo, per che un portiere... forse è più gratificante giocare in una squadra sì. dove è previsto prenderne pochi sì. piuttosto che in una che è vero. In una grande squadra, forse si sente un po, si un po' meno protagonista. Si sente un po' meno protagonista. È tanto gratificante quanto sicuramente un pochettino più difficile perché devi essere più delicata, sempre Più, no? sì, più sempre delicata, lì. devi essere eh. sempre lì. E la, mio papà mi dice sempre che la, la qualità più grande che un portiere può avere per lui è. Essere concentrati sul pallone 95 minuti e sì. non è semplice perché ci sono mille sfaccettature, mille varianti durante la partita. Grazie. Il pubblico Grazie a te. in platea. Altre domande, Davide? Ciao, Matteo. Ciao. Ciao. Ehm, mi hai fatto ricordare la tua più bella parata. Una delle più belle parate di quest'anno, che è stata quella con la Ternana. E quel giorno io ho iniziato ad apprezzare il portiere Tomei. Grazie. Poi però ho iniziato ad apprezzare anche l'uomo Tomei. Perché il tuo modo di essere in campo, specialmente nel ringraziamento finale ai tifosi, è una cosa che io apprezzo tantissimo. Grazie. Sei venuto anche nei momenti in cui la nostra squadra ha voltato le spalle, Tra virgolette, era in momenti di tensione: sì. però sei venuto sempre chiedendo quel gesto come se chiedessi scusa. Sì. Vi chiedo scusa per il, come certo. ci siamo, com è andata la partita, il certo. risultato: tutto. Certo. Ma è uno stile di vita il tuo proprio questo? Questo rapporto col tifo, e in questo modo perché io ti trovo una persona molto educata e molto rispettosa. Sì. È come se noi rispettiamo i giocatori e allo stesso tempo il giocatore che vive sempre in questo mondo, tra virgolette, dorato sì. capisce anche i sacrifici che facciamo noi quando veniamo e vi seguiamo. È una cosa che ho apprezzato tantissimo perché sei arrivato molte volte da solo. Sì, io eh, ti dico come, come stile di vita hai, hai centrato, cioè questo è il mio stile di vita, cioè, prima, eh, prima di tutto ci sono gli uomini e quindi voi siete degli uomini, poi dopo siete dei grandi tifosi, quindi di conseguenza il mio rispetto va prima all'uomo e poi dopo al tifoso eh, che è sempre, è sempre uomo e quindi quando ci sostenete dal primo al novantesimo in qualsiasi situazione e poi dopo è normale, i fischi ci possono essere perché eh, così, così è però il rispetto per me, che ce l'ho anche tatuato per me il rispetto è la cosa principale è la mia base di vita, io devo rispettare tutti perché eh, non deve mai mancare quando manca il rispetto è meglio neanche stringerci la mano e quindi di conseguenza è un mio modo di, di prendere la vita e quindi io il venire a, il venire a ringraziarvi il venire a scusarmi è il, è il, è la scusa è perché comunque voi ci siete sempre e anche noi ci siamo sempre però a quel momento magari siamo mancati però eh, il ringraziarvi è doveroso è rispettoso E quindi per me sarà sempre così sarà sempre così perché non parliamo di tifoserie parliamo sempre di persone e di uomini in certi momenti sembri proprio, proprio Brave Arte eh, quando arrivi ah. <ride> tutto arrabbiato eh, ma... io sì, io, <ride> Grazie a Dio è diventato il mio lavoro, perché il calcio è il mio lavoro. Dà da mangiare ai miei figli, alla mia moglie, quindi per me è lavoro. Però eh, prima di tutto è, è uno stile di vita, è una grande passione, che è, è, un, è la mia vita. E quindi, quindi per me venire sotto a esultare con delle persone, con degli uomini eh, che, ci, che ci stanno vicini sempre è qualcosa di. È qualcosa di impagabile. A valoro poi quello che diceva Davide, perché per chi conosce comunque Matteo, anche al di fuori dello stadio, dell'aspetto sportivo, io posso confermarvi è una persona straordinaria. Cioè una persona straordinaria proprio. A 360 gradi e questo gli fa onore, fa onore a lui, fa onore a chi come lui, chi ha questo atteggiamento nei confronti della vita. Quindi Matteo, Grazie. veramente complimenti per tanti motivi. Grazie. Poi per noi che ci battiamo spesso per questo modo di eh, vivere il calcio, sia da parte dei calciatori che soprattutto dei tifosi, le tue parole mi hanno dato veramente una sensazione molto bella, di un bel messaggio perché in realtà. Io vedo molto più spesso che manca il rispetto invece dall'altra parte nei vostri confronti. Per cui quando riusciremo a avere qualcuno dalla parte della tifoseria in generale, diciamo perché senza nulla togliere nessuno, che parlerà come te, avremo fatto un passo avanti. È una, è una, diceva prima è uno stile di vita l'anno scorso non sto qui a spiegare perché se no ci dilunghiamo troppo è una storia tanto lunga anche perché il Big Bang purtroppo tempo è una storia sì, sì. lunga l'anno scorso io ho imparato una lezione grandissima mi è, mi è stato mancato di rispetto eh, da una persona che non, non faccio il nome e quindi di conseguenza da lì anche prima lo ero ma da lì ancora di più Uh, il rispetto alla base della vita quindi guai a chi lo uh, calpesta perfetto. perfetto senti, siamo in conclusione di puntata noi terminiamo sempre con i cosiddetti spronostici okay. Io ho, ab abbiamo preparato tre partite sulle quali sì. devi essere secco sì. Torino-Milan Inter-Juve X e non poteva mancare il derby di Spesaro Rimini Adesso, non essere di parte, <ride> sì, veramente non uh, dobbiamo cercare di poi avvalere della no, facoltà di non no, rispondere. No, 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 rispondo così: dobbiamo cercare di portare a casa tre punti per, per vincere il nostro campionato. Quindi, quindi, ragazzi, il pareggio come la vedete all'unisono? Un, all no. No, Ci no, no. bisogna fare tre punti <ride> un col fan, col perfetto Proviamo. chiudiamo qui e, teleamiche e teleamici vi ringraziamo di averci seguito ringraziamo Matteo Tomei a voi ringraziamo i nostri graditissimi amici in primis e ospiti <ride> no, in <t> secundis <ride> <ride> e lancio il collega Michele che deve fare sì. il trailer di quello che andrà in onda fra pochissimi minuti. Esatto, volevo ricordare a tutti i telespettatori che eh, come ci aveva anticipato Graziano Rossi ci ha invitato a una giornata eh, nella sua passione del drifting da cui è stato realizzato un bellissimo speciale che andrà in onda credo dopo il notiziario. Alle 21. Alle 21. Perfetto, quindi rimanete sintonizzati sul canale 633 di Rossini TV. Ci vediamo venerdì prossimo, puntata numero 12, con... Eraldo Pecci. Ciao a tutti dai Senza Gianni. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Grazie, Ciao a tutti. buonasera a tutti.